BIM Distribuzione è orgogliosa di presentare, dopo Trendevi e il grande successo de Il Concerto, un nuovo indimenticabile racconto. L'acqua serve per le faccende domestiche. È per questo che la devono prendere le donne. È così dall'alba dei tempi. Karima ha di nuovo perso il bambino. Sono gli uomini che dovrebbero prendere l'acqua. Perché d'un tratto si rifiutano di andare alla sorgente? È il caldo, ti è tanto alla testa. Come intendi persuaderli? Hai un piano? Faremo uno sciopero. Uno sciopero dell'amore. Il nuovo film di Radu Nyaileanu. È l'unico potere che abbiamo sugli uomini. Piuttosto che ignorare il mio uomo, vado a prendere l'acqua tutta la vita. Hai un braciere in mezzo alle gambe. Tu sei la mia principessa ribelle. Vai e sciopera, ma fallo con amore e rispetto. Come faccio a resistere a mio marito che mi vuole? Chiamami, vengo io a casa tua e mi metto a letto con voi. E vediamo se vuole toccare anche me. Sei una sadica. Sì, è vero. Perché spegnere questo fuoco che arde? Anche la mamma fa lo sciopero? Tieni a bada tua moglie o lo farò io! Cosa hai detto? Lei è una strega. Ripudiala! Perché vi comportate in modo così estremo? La vostra condotta è di cattivo esempio per i giovani e una vergogna per il nostro villaggio. Non ti ripudierò mai. Loro non vi ameranno di più. Se vi arrendete ora, continuiamo lo sciopero. Tante formiche spostano un leone. Lo dice anche il profeta che gli uomini e le donne devono essere uguali. Uguali, mamma. E dopo l'acqua sai cosa succederà? Succederà che vorranno tutte la lavatrice. La sorgente dell'amore. Perché hai parlato con quelle streghe? A volte mi chiedo se tu sia realmente una donna. Ma non potevi scioperare anche tu? Dal 9 marzo al cinema.